Partire dal territorio per disegnare le linee di un piano turistico che vuole fare dell'innovazione e della formazione la sua bandiera. È così che la Regione Puglia ha inteso costruire il suo piano turistico 2016-2025, una serie di incontri territoriali a contatto con le diverse realtà che sono chiamate a collaborare nella costruzione del piano. Una delle tappe del percorso avviato da Puglia 365 ha visto la costituzione di un tavolo tecnico proprio a Castellaneta, all'interno dell'aula convegni del Mauro Perrone, dove si è discusso di formazione come leva per lo sviluppo turistico. A presiedere il tavolo di lavoro, coordinato da Luca Scandale e Carlo Bosna, Giuliano Volpe, già presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Questo piano vuole essere inclusivo e vuole coinvolgere tutti gli operatori, ma anche gli enti locali, il mondo della scuola, dell'università, della formazione. Quindi nasce con questo obiettivo e questo è un suo elemento di forza. Le parole chiave sono, dal mio punto di vista, accoglienza, esperienza e crescita. Un'accoglienza fatta di una Puglia protesa nel Mediterraneo, che è diventata una delle sedi più desiderate non solo dagli italiani ma anche degli stranieri, proprio per questa sua capacità di mettere insieme natura e cultura, tradizioni, patrimonio culturale, gastronomia di qualità e poi una crescita che significa crescita individuale, culturale, umana, ma anche una crescita economica basata su un'economia sana, pulita, che valorizzi le intelligenze, le competenze, la qualità del lavoro, la qualità dei servizi e che getti a mare le speculazioni, il cemento e la distruzione del patrimonio culturale e paesaggistico. Pochi e selezionati prodotti su cui investire, digitalizzazione dell'offerta turistica, precisi interventi di marketing territoriale e poi ospitalità diffusa e una formazione in grado di stabilire contatti tra studenti e aziende del territorio con un monitoraggio costante. Sono stati questi alcuni degli spunti emersi ed illustrati al pubblico presente, composto tra l'altro da alcuni rappresentanti di enti locali e provinciali che hanno potuto esprimere opinioni e suggerimenti direttamente ai responsabili regionali. A mio parere, sarebbe opportuno che Castellaneta, con i comuni che fanno parte dell'Interland delle Gravine, capissero una volta per tutte che dovrebbero unirsi e fare sistema in rete. Quando, nel momento in cui i comuni faranno questo, diventerà automatico che tutte le varie associazioni che partecipano all'interno del comune, che sono la parte, diciamo, vitale poi delle varie iniziative, sarà, come dire, il viatico giusto per la collaborazione continua di tutte. Quindi, ad esempio, a mio parere sarebbe opportuno che i comuni interloquissero tra di loro e di riflesso lo farebbero in maniera molto, diciamo così, programmatica anche le varie associazioni. Non le nascondo che diciamo, la provincia di Taranto è stata, per chi lavora nel settore turistico, ha sempre avuto quest'idea di essere stata la provincia un po' più isolata, che non è solamente dovuta, diciamo, alla regione, ma probabilmente anche a situazioni interne non molto della provincia, non molto, diciamo così, molto chiare. Però bisogna dare atto che nell'ultimo anno la provincia di Taranto si sta muovendo molto bene. Questa è la dimostrazione oggi di un incontro con Puglia Promozione, che secondo me stimola tantissimo anche le persone che sono un po', diciamo così, in disparte e stanno lì a guardare gli eventi turistici. Presente all'incontro, reso possibile anche grazie al supporto dell'ufficio IAT di Castellaneta, anche la Proloco Domenica Terrusi. Deve recuperare un rispetto di se stessa la città. E i cittadini, ovviamente, anche loro devono recuperare, soprattutto loro devono recuperare l'orgoglio di vivere in una città come Castellaneta che ha preziosi tesori. Ma al di là di questo è un territorio immenso, vasto, con caratteristiche turistiche potenziali molto forti. La prima cosa che noi suggeriamo e che suggeriamo in collaborazione, spero, con l'amministrazione comunale, e sono certo che questa avverrà, è fare in modo che il cittadino, educare il cittadino al
al rispetto della città, cioè dare un'immagine dell'intera area del territorio, dell'intera superficie del territorio, dare un'immagine di città curata e accurata, di città che sa, conosce il proprio ruolo e lo vuole evidenziare al potenziale turista. Il potenziale turista in fondo non è altro che colui che determina un certo tipo di economia alla città ed è quello a cui noi puntiamo come prologo.